Il Mezzogiorno e la questione universitaria, il piano dei nuovi e la nascita dell'Università del Molise di Giuseppe Iglieri, ricercatore Unimol, edito da Rubettino, è stato presentato nell'Ateneo Molisano. Primo volume della collana Scritti e discorsi politici Lello Lombardi, diretta da Fernando Fabrizio, documenta il processo di espansione del sistema accademico italiano e meridionale tra gli anni 1960 e gli anni 80, focalizzandosi soprattutto sul percorso che ha portato alla nascita del Università degli Studi del Molise nel 1982. C'è un percorso, in particolar modo venuto fuori grazie alle carte messe a disposizione dall'archivio Lello Lombardi e dalla Fondazione Lombardi, che consente di ricostruire innanzitutto l'impulso di una comunità molto attiva tra gli anni 60 e gli anni 70, in particolar modo i giovani che si organizzano in diverse associazioni di studenti, e poi il ruolo importantissimo della classe dirigente che sia a livello nazionale che a livello locale riesce a dare un impulso importantissimo per l'avvento dell'istituzione universitaria. In ultimo, l'impatto che l'università, che ha un impatto cruciale, fondamentale, non solo per la possibilità da parte di giovani donne e di giovani uomini di formarsi in questo territorio, nel proprio territorio di origine, senza dover andare altrove, ma in particolar modo è importantissimo soprattutto per la possibilità di sviluppo sociale, culturale ed economico che è garantito da 40 anni oramai a questa parte. Università che nel Molise ha contribuito sicuramente alla crescita e sviluppo del contesto regionale, adeguandosi anche alle continue sfide e richieste provenienti dall'esterno, sfide che l'Unimol saprà raccogliere anche nel futuro. Il Molise ha una richiesta, evoca una risposta diversa, e sicuramente l'università che si sta adattando al tempo che cambia, alla società che è evoluta, sta rispondendo in qualche modo. La difficoltà degli Atenei è italiana, quindi ci sono meno iscrizioni, c'è meno partecipazione all'istruzione superiore, tuttavia l'Università del Molise, che è un piccolo Ateneo del Meridione, ha cercato di stimolare questa nuova fase con una inversione di tendenza, aprendo nuovi corsi di studi che chiaramente sono tarati alle esigenze sia del mercato del lavoro, ma sia soprattutto della volontà di formazione professionale e culturale.